Accolto da tantissime persone, tra strette di mano e sorrisi, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è arrivato ieri in Calabria, dove ha tenuto a Tropea prima e a Lamezia dopo un comizio a sostegno di Iole Santelli, candidata del centrodestra alle prossime elezioni di domenica. Una presenza, quella di Berlusconi, che come sempre lascia il segno. Come non ricordare il gesto delle corna nella foto ufficiale del vertice dei ministri agli esteri, il nascontino con la cancelliera tedesca Angela Merkel e l'approccio al re Juan Carlos tirandolo per un braccio. Anche in Calabria Berlusconi apre il suo comizio con una battuta. Iole Santelli è una signora che conosco da 26 anni, non me l'ha mai data. Alla mia sinistra c'è una signora che io conosco da 26 anni. Bravissima! Non me l'ha mai data. Battuta ripresa anche a Lamezia durante la conferenza stampa al T-Hotel. Una battuta che però fa il giro del web e il mondo politico grida allo scandalo per il PD e i 5 Stelle. Pronta la replica del Cavaliere. Me ne hanno dette di tutti i colori da stamattina quando ho fatto quella battuta su Iole, che non me l'ha data. Sessista, razzista, che non considera le donne. Io le donne le considero tanto, continua Berlusconi. È vero che nel partito abbiamo una donna presidente del Senato, una vicepresidente della Camera e donne capogruppo nel Parlamento. Anche nei miei esecutivi, ha aggiunto Berlusconi, le donne hanno avuto un ruolo, eppure nelle mie aziende. E la Santelli, diretta interessata, come ha commentato? Ho riso di gusto, ha detto la Santelli, lui ha sempre creduto in me, riferendosi soprattutto alle dichiarazioni sulle sue qualità politiche. Berlusconi, infatti, in conferenza stampa ha parlato della Santelli come una persona di grandissime capacità nel risolvere i problemi e nel trovare le persone giuste per farlo. Sono disponibile, ha detto Berlusconi, se lei è d'accordo, a far parte della sua squadra. Esamineremo i problemi e li risolveremo. Una battuta che comunque ha fatto passare in secondo piano quello che Silvio Berlusconi auspica per la Calabria. Questa, dice Berlusconi, è una terra meravigliosa, ma vi hanno abbandonati e dobbiamo fare di tutto per far cambiare le cose. Questa è l'unica regione che ha il segno meno nella produzione. Il porto di Gioia Tauro era il primo in Europa, mentre ora è il settimo posto. Mancano le infrastrutture, ci sono treni vecchi di 30 anni e manca ancora l'elettrificazione. Come possono arrivare i turisti se non si mette mano alla rete ferroviaria? Avevo progettato l'alta velocità, ma la sinistra ha bloccato tutto. Sulla sanità calabrese, dice Berlusconi, occorre rivedere l'intero sistema. Occorre far tornare i medici e ripristinare l'assistenza immediata. Vi garantisco che se vinciamo, le cose cambieranno. Ho visto anche la classifica della vivibilità delle città italiane e con dispiacere ho visto che addirittura le città vostre sono il fanalino di coda e Vibo Valentia è addirittura al 103° posto. Al primo posto per la vivibilità, lo sapete, c'è Milano. Ho visto cosa è successo per quanto riguarda il porto di cui tutti noi andiamo orgogliosi, Gioia Tauro. Ha avuto un calo del 5% nella movimentazione dei container. Era il primo porto in Italia, è stata superata da Genova. Nel 2000 l'amministrazione che ha portato davvero a dei risultati molto, molto negativi. Noi abbiamo proposto una squadra di candidati forti per quanto riguarda Forza Italia, abbiamo discusso con Giorgia Meloni e Matteo Salvini anche su certi loro candidati che sono stati esclusi perché non ritenevamo avessero le qualità professionali adeguate. Vincendo, la governatrice e il governatore avrà la possibilità di scegliere per gli assessorati. Perché sta così male? Perché da molti anni è governata non da dei partiti che hanno formato dei governi su volontà degli elettori, ma al contrario da partiti e da governi formati dai giochi di palazzo, tra partiti che hanno sì una maggioranza parlamentare, ma per quello che è accaduto in questi anni hanno sicuramente perso la maggioranza nel Paese.